siamo alla seconda presentazione del secondo libro di Mauro Marone. Sempre un mare, sempre sulle costellazioni, lo possiamo definire anche un sequel, perché alcuni personaggi sono gli stessi dell'altro libro. È un romanzo corale, molto pieno di personaggi. Diciamo che l'autore ha fatto un ottimo salto di qualità, cioè ha alzato notevolmente la stima del tipo di scrittura. È molto maturata, non lo prevedevo nel giro di un libro soltanto così, cioè subito. Invece un ottimo noir, sempre con la sua passione per la stanza chiusa. E sempre un po', ma poco però, questa volta qua il discorso del gioco del modi è un po' più sfumato, non è così marcato come quello dell'altra volta. Un libro che è più corposo, qualche pagina in più rispetto a quella dell'altra volta. Mauro, sempre sulle costellazioni. Sì, diciamo che mi sono prefissato un po', sì, la cosa fosse andata un po' avanti, diciamo, con questa mia buttata, di trovare una linea verde, che una specie di percorso cabalistico. Mi sono fissato con la costellazione, il primo è stato Ursa Maior, l'Orsa Maggiore. Per la seconda, la tredicesima casa, sarebbe casa in significato astrologico, come le case dello zodiaco. Non tutti sanno che lo zodiaco, i segni zodiacali sono 13 in realtà, e non 12. Il tredicesimo segno è quello dell'Ofiuco o Serpentario, che si va a collocare tra lo Scorpione e il Sagittario. E quindi avrei potuto mettere la tredicesima costellazione, ma veniva un po' così, casa ci stava bene. E niente, come diceva lui, è una specie di sequel. Io lo definisco un prequel / sequel, perché l'ho ambientato, c'è una prima parte che è ambientata negli anni 70 a Sannazzaro e a Carlasco, dove vede il padre del primo protagonista, che era il brigadiere Tannino, che affronta i suoi demoni personali, una sequenza di delitti e tutto il resto, e c'è una seconda parte più breve che è ambientata 13 anni dopo e alcuni mesi dopo la fine di Ursa Maior, che l'ho ambientato in un posto molto sordido e losco, che è Valeggio, che è, diciamo, la prima parte è noir, tipicamente noir, quindi mi sono concentrato un po' sulla psicologia dei personaggi, non ho fatto come primo che mi sono messo solo sull'enigma. Ho cercato di mettere un po' di particolarità sui modi di essere, sui pensieri, su quello che stavano avendo i personaggi. Il secondo è giallo. Cioè, delitto, colpevoli, poi la riunione classica alla fine con la spiegazione del punto per punto di come si è arrivato e la scoperta del colpevole. Cosa posso aggiungere ancora? È una storia di finzione, naturalmente, perché insomma, visto gli ultimi avvenimenti che aleggiano su Carlasco, mi sembrava giusto fare una storia fittizia, come era il primo, naturalmente, personaggi naturalmente inventati, anche lì ho cercato di ricordarmi più o meno come era Carlasco, e la famosa tredicesima casa del libro, della prima parte, quella ambientata a Carlasco, l'ho collocata idealmente qua dietro, perché è di Carlasco, verrebbe praticamente qui dove c'è il rotondino, più o meno, e ho immaginato che in quell'epoca lì la zona c'era ancora la commenda, mi sembra, quindi c'erano ancora dei
ruderi e ho posizionato idealmente questa casa, che è una casa che si può dire, si può definire come un luogo dove venivano ricoverate ragazzi madre, ragazzi che erano fuggiti di casa, le indesiderate, le ragazze incinte prima del tempo, quelle cose lì, venivano accolte in questa specie di, chiamiamolo ostello, e venivano, tra virgolette, anche aiutate alcune, quelle che non volevano, abortire. La storia inizia negli anni 70 con un incidente fortuito sulla strada che collega San Nazaro a Scaldasole. E se voi avete presente la strada, in quel periodo lì, cioè adesso c'è la rotonda prima di entrare a San Nazaro, una volta c'era un curvone a gomito piuttosto brutto, e mi sono fatto un po' tesoro di un'esperienza brutta che avevo fatto io, un incidente lì, che ero arrivato un po' alla bersaglia da passeggero, mi ero cappottato dentro la risaia. Allora mi sono immaginato questa cosa qui, allora qui ho messo il camion, che ha affrontato anche lui la bersagliera, questa curva, e va a urtare contro qualcosa, una botola sul terreno, nella riva, e facendo i rilievi e cose del genere, sentono che c'è qualcosa che non va, che viene su da questa grata. Nella sua lavorazione sotto c'è un vecchio bunker che usavano ai tempi della guerra, e dentro questo bunker vengono rinvenuti i corpi di 6 giovani donne, che le indagini poi indirizzano alla 13ª casa qui di Garlasco, che erano state già vittime di precedenti avvelenamenti, e che iniziano, naturalmente c'è il collegamento. Questo collegamento qua, e poi il protagonista, che è il padre del primo brigadiere Tannino, dei collegamenti che avevano a che fare con il suo passato, il passato che aveva visto coinvolto anche il padre, che si era ritrovato in epoca di guerra sulle colline dell'Oltrepò in una situazione analoga, sul misterioso suicidio del padre, e qui c'è la camera chiusa, qui non ho voluto rinunciare perché l'enigma più stimolante che riesco a trovare è questo, e classica camera chiusa, quindi c'era il suicidio, camera, porta chiusa dall'interno, finestra chiusa dall'interno, e lui palesemente sparato, però c'erano delle incongruenze, una cosa che lui non si è mai dato per vinto della cosa, nonostante il collegamento tra l'incidente, la scoperta delle morti degli anni 70 e quello del barone di Pregola è il rischio. E il vischio che... Di com'è che ci sei documentato sul vischio? Allora... Lo sapevi di tu? Allora, come ho fatto col primo... Sono andato a cazzo, cioè nel senso, scusate. Quando faccio le ricerche, io praticamente vado per la rete, cerco qualcosa. E cercavo una cosa che si sposasse con la costellazione. Quando sono andato a leggere la spiegazione del serpentario, dello fiuco, ho visto che nei sacrifici che facevano, gli antichi greci, su un processo di rinascita praticamente, usavano molto il vischio, no? C'erano quella cosa lì. E ho detto, vischio come pianta, ok, potrei utilizzarlo. Poi sono andato a vedere un po' le proprietà e mi sono informato dalla farmacista, questa qui di Garlasco, mi sono fatto fare il pro e il contro del vischio, ma soprattutto il contro, e ho scoperto che il vischio è una pianta molto deleteria, cioè una roba che è velenosissima, cioè le bacche ingoiate in gran quantità embolizzano il fegato, cioè lo fanno implodere da di dentro, e poi cioè, chi ne assume e viene avvelenato da quella roba lì fa una morte orribile, cioè praticamente lo soffocare anche nel suo stesso sangue, cioè una roba devastante. Però i suoi pro è che
in dose piccole ho letto, che viene curato, viene usato per la cura del cancro, però viene dato con ultima spiaggia, come ultima spiaggia, perché comunque l'effetto è quello. No? È una, scusa, è una sorta di cura palliativa per il cancro, no? Così, la curiosità mia. È una roba di, cioè, devi essere proprio, da quello che ho letto, da quello che ho capito, devi, il medico deve, te lo usa come ultima spiaggia. Sì, 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 sì. Una cosa che, non è che lo cura, però magari ti rallenta qualcosa. C'è da dire però che se vai, se lo usi nell'altra maniera, cioè, lì è devastante. E qui praticamente è gronda vischio dalla prima all'ultima pagina. Ci sono delle figure, queste, questi due killer, sono due sorelle. Nessuno sa che faccia abbiano queste sorelle qua, si sa solo che hanno lasciato una lunga scia di sangue, di delitti, che parte dagli anni 40, dalla guerra, dal brallo di Pregola, fino al periodo in cui si svolge la prima parte della vicenda. E poi ci sono varie indagini. Hai utilizzato in questo libro notevolmente la tecnica del flashback e del flash forward. Andare avanti, tornare indietro, andare avanti, tornare indietro. Non è una cosa facile da fare, perché si può incappare spesso e volentieri in svarioni notevoli. Tu invece sei andato appunto perfetto, lineare. Perché questa volta mi sono preparato lo schermino. Ah, hai fatto la scaletta. Praticamente mi sono fatto una griglia e ho scritto ogni personaggio e poi le date che ho utilizzato, anche qui comparivano, e facevo il rapporto e ho detto che età aveva questo personaggio nel 1943 e che età avrebbe avuto nel 1900. Sì, sì, si vede che il libro è molto curato. Cioè quindi, non... A un certo punto arrivavo e dicevo, vedevo un'età di un altro, più giovane, poteva andare, allora li cambiavo un po' rapido. Penso, se è scappato qualcosa... No. No, assolutamente. C'è soltanto, va bene, voglio dire, colpa nostra, il refuso di Benny che viene chiamato Bonnie. Sì, no, vero. La cosa dei nomi che vengono sdoppiati. Ecco, una cosa, nel primo in Ursa Major c'era il Tannino che gli avevo dato 3.000 nomi, c'aveva tre nomi. E non si sapeva, Paolo, Lorenzo, Giovanni, non si sa bene, no? Allora qui ho specificato che a battesimo Giovanni Paolo Lorenzo, quindi praticamente ho messo non potrei sbagliarti, è una scelta, insomma, quelle cose lì. Poi gli altri non lo so, poi l'espediente può funzionare una massimo due volte, poi non lo so com'è che è andata. Altra cosa che sei riuscito a dipingere, in questo caso la parola dipingere è proprio voluta, ricercata, è a dipingere molto bene la caratterizzazione dei personaggi, che non sono pochi, soprattutto i personaggi negativi. Sei riuscito a caratterizzarli molto bene, cioè le tue sorelle che ci sono, non appaiono, scompaiono, svaporano, poi come in tutti i buoni Arboid, il falso colpevole, messo marcatamente proprio la berlina. Sì, è quello che c'è subito nelle prime pagine, cioè esatto. Il colpevole di comodo. Esatto, ma la caratterizzazione dei personaggi è venuta veramente molto bene, soprattutto qui la maturità della scrittura e i dialoghi. Io ho cercato di essere un pochino più specifico rispetto al primo. Ripeto, il primo era fatto di getto, non ci ho pensato neanche tanto. È stata una sfida. Ma sì, l'ho scritto in un paio di mesi, quindi l'ho scritto anche in un periodo di caldo, perché di solito il caldo praticamente ha delle idee che vanno in deposizione totale. Questo qui ho avuto 6 mesi, quasi un parto, e mi sono concentrato più su... perché l'indagine vera e propria, l'enigma nella prima parte è la camera chiusa. Ho voluto fare volutamente un noir, appunto, non dico la francese perché magari sarebbe un festo, comunque tendente al noir, quindi
concentrarmi sugli intrecci, i vari racconti, perché qui più che indagini sono testimonianze varie che poi si intrecciano, e concentrarmi con il giallo classico nella seconda parte, quindi facendo una cosa un pochino più contenuta. Ho messo un po' di hard-boiled, anche se comunque l'hard-boiled è caratterizzato da sesso e violenza, quindi l'unica violenza no, che c'è sono gli omicidi, sesso c'è, però cauto e tranquillo, quindi niente di esagerato, non ho messo robe pindariche e cose varie. E c'è anche un po' di thrilling, chiamiamolo così. L'hard-boiled sì, vabbè, ok, c'è qualcosa. Ma l'hard-boiled più che altro è soltanto per la questione del colpo di scena, del colpevole messo lì e poi ritrattato. È un modo d'essere, io lo vedo così, sì, cioè come personaggi, sì, come personaggi del noir francese sono più cose loro, insomma, anche se poi l'hard-boiled è più l'investigatore, ha bisogno di più armi da fuoco o pugni scazzottate piuttosto che cercare danni per Raymond Chandler, che era un'eccezione. Quindi non so, ho cercato di mettere dentro un po' di elementi vari, un po' di qualcosa, insomma, senza eccedere, senza no. C'erano queste figure qui primarie, che sono le due sorelle, e praticamente ho creato un mito, perché pian piano praticamente ho capito che questi erano i personaggi principali. Il personaggio negativo era il personaggio principale. La genesi di loro nel corso degli anni possono essere definiti assassini seriali, possono essere definiti anche no, diciamo, però possiamo definirli in quella maniera lì. Sono, non le giustifico, però sono personaggi che hanno avuto dei problemi. Una sorta di vendetta? No, vendetta no, perché non si può chiamare vendetta, però sono state delle persone problematiche che inizialmente dovevano solo sopravvivere. In tempo di guerra vivevano come meglio potevano. E loro, la loro prima apparizione in un cascinale di Sannazzaro, dove la più vecchia, ci sono 10 anni di differenza tra una sorella e l'altra, la più vecchia era una persona che usava il suo corpo per sistemarsi, quindi praticamente ha circuito il cone di turno, e l'ho convinto ad andare su Brava di Pregola, dove hanno aperto questa 13ª costellazione. Che la 13ª costellazione però in tempo di guerra era un casino, una casa chiusa. Uno che offriva libertà e divertimento a gente del luogo, o partigiani quando passavano, o gerarchi, insomma, tedeschi, insomma, era un po'. E tu però ci hai inserito un'altra cosa, il brigante. E il brigante, però il brigante è solo menzionato. Avrei voluto ampliarlo, però l'ho messo solo lì, perché questa crea barba gelata è un passo che c'è in Liguria, tra la provincia di Genova e la provincia di Piacenza, mi sembra. E mi sembrava un nome che mi evocava un po' qualcosa tipo l'Andrò, sai, con le banditi, non di Zanzarò, quei nomi che imperversavano. Poi era la zona di briganti. E niente, ma è solo una cosa così, cioè poi mi sono concentrato sui personaggi, quindi poi fino alla 13ª casa e fino a poi a... Un'altra cosa che hai descritto notevolmente bene rispetto, tra virgolette, anche la tua Carrasco, è Valeggio. Valeggio ci passo... Valeggio l'hai descritto veramente minuziosamente, hai dato proprio, hai fatto sentire, come diceva il buon Marco Frilli, gli odori del posto. Cioè, uno proprio si immagina, come senza che l'abbia mai visto, si immagina come Valeggio, che c'ha una via e basta praticamente. Buia con questa osteria, il castello l'hai lasciato da parte
e non è servito neanche a descriverlo, cioè anche senza il castello hai dato una certa vitalità a Valeggio, sì. Con quelle quattro persone che ci abitano, però... Ho chiesto a un paio di amici che sono lì a Valeggio che com'era Valeggio negli anni 80 e loro mi avevano detto che a Valeggio c'erano le scuole, ci sono andati quattro bambini, cinque bambini, non lo so. Avevo chiesto se c'era una caserma dei carabinieri, però i carabinieri venivano giù da San Giorgio, quindi non c'era niente. C'era la chiesa, vabbè, la chiesa c'è ancora, c'era la scuola, c'era l'oratorio, c'era qualche altro negozio, ma sostanzialmente in 30 anni non è cambiato. In 150 abitanti prima sono 150 qualcosa ancora adesso. Poi vai dentro un cascinone, cioè togli il castello, metà è disabitata, cioè io ci vado spesso e volentieri perché comunque fotograficamente parlando mi piace quel castello, adesso che hanno allagato le risaie, poi c'è queste specchiate, poi insomma, vado su dentro. Quindi io ho pensato che in Lomellina ci sono 58 comuni, ho scoperto, mi serviva un posto che magari quelli piccoli un po' che non diresti che cadrebbe male, del genere. Però ho fatto proprio... Alagna l'aveva già utilizzato la Paola, ho detto ma sì, facciamo Valeggio. Valeggio è proprio il giusto finale, il paesino giusto per il finale, per il finale che fai. Poi metti tutti lì intorno alla L.R. Queen. Sì, sì, no, perché poi comunque il... cioè, la seconda parte... sembra una storia a sé stante, diciamola così, perché parte da un altro tipo di presupposto, una nuova tipologia di delitto e sostanzialmente la parte dove ho voluto esagerare è che c'è più di un colpevole, a parte le famigerate sorelle, cose del genere. Poi un'altra cosa, ho chiesto aiuto a, spero che ci fosse qua presente comunque, un mio amico che lui sa parlare il dialetto e lo sa anche scrivere, c'era la personaggio, il personaggio della, cioè che adesso è passato poi la Cesira, la vecchia, insomma così, che usava il dialetto e ho chiesto a lui, però non so se il dialetto che si parla a Valeggio è lo stesso che si parla qua a Garlasco, perché no, sicuramente no. Ah, Valeggio ha un dialetto veramente totalmente diverso. Sì. Io non me ne accorgo. Un collega cambia da paese a paese. Cioè, sì, sì, è vero. Sì, cioè, da Dona Valeggio la bambina è la Fumela. Vedi tu? Fumela. Cioè, è proprio vecchio il dialetto. Quindi io mi sono basato sul dialetto di qua. Poi e questa è l'ora di arrivare, non ripeto, almeno un socio è arrivato, dai. E niente, come dicevo, mi sono concentrato su questi personaggi negativi, sono cattivissime, omicida comunque, non hanno un perché, comunque sono persone che si sono arrangiate nel corso degli anni e l'ho costruita su loro e poi logicamente mi sono concentrato anche sulla psicologia del Tannino Senior. Che, esatto, e lì... A questi, anche lui è abbastanza problematico perché... È avuto... molto bello il pezzo quando lo fai riflettere da solo in casa di suo padre, che lui va quel pezzo lì è veramente molto molto intimistico e tira fuori proprio la psicologia del personaggio che ha qualcosa di irrisolto. Poi vabbè, succede qualcosa quando lui se ne va dalla casa, poi non stiamo a raccontarlo, no, non lo spoileriamo, però comunque sì, ho cercato di cioè, come personaggio lui ha l'abitudine di andare sovente nella casa del padre e di sedersi nel posto dove poi lui si era, tra virgolette, sparato
e si trova a pensare a quello che era la sua vita quando era piccolo, la vita di cortile, perché poi era una casa di cortile, l'odore del pane che veniva su, la signora che stendeva i panni, loro che i bambini che giocavano, facevano i dispetti, insomma c'era un po' di questo umore. Poi in mezzo a tutti questi pensieri qua, in più c'era il suo pensiero, si focalizzava sul fatto che lui non si rassegnava al fatto che il padre si fosse suicidato, perché c'era qualcosa che è unico. E lì, anche lì, per la cosa di come funziona il fatto della... perché il padre, diciamo, aveva una lesione nervosa, e lì mi sono documentato un certo dottor Camillo Caglierio, che mi ha spiegato come funzionano le lesioni dei nervi e in che modo possono influire sul fatto di tenere in mano oggetti o prendere un'ombrella e cose del genere. Quindi ho detto anche a lui, e poi c'è anche una parte in cui ho chiesto, mi sono informato, ho chiesto informazioni su cosa succede quando una struttura come la 13ª casa viene posto sotto sequestro per sospetti casi di allevamento, come funziona la cosa della sequestro, insomma, il tribunale, cose del genere. Quindi ringrazio la dottoressa Porta per il suggerimento, poi ringrazio, che non c'è qui presente, la dottoressa Paola Stregazzi, che è la farmacista. E poi a distanza gli avevo chiesto due righe al dottor Fusco Antonio, era l'unico sbirro al momento, potevo chiederlo a qualcun altro, però gli avevo chiesto a lui. No, era quello più competente. E gli ho chiesto come venivano trattate le prove nei casi di suicidio, di casi chiusi, cioè quanto tempo lo tenevano lì, mi ha dato una risposta esauriente, è stato gentilissimo, quindi mi sembrava giusto citarlo nei ringraziamenti. E poi ho ringraziato anche te, che mi hai dato l'opportunità di scrivere il secondo libro. No, cioè ogni tanto capita della roba buona quando scrivi, non è soltanto una su commissione. E questo è un valore che, insomma, si riesce a trovare non sempre. Scusate, un attimo. Ah, sì. Sono poi no, perché poi me l'ha scritto come il mantra, se no vedi me. Okay. No, volevo dire anche, giusto anche per vantarmi un po' di più, la copertina è mia. È una mia foto. Immaginavamo. È la mia foto, questo qui sarebbe l'ex consorzio agrario che sta per andare verso Grobbello. Che... Sì, Pier ci ha messo soltanto la 13ª base. Sì, gli ho detto, vedi se riesci a metterci una roba così. Lui ha detto, no, è brutto, viene male, come l'ha fatto? Sì. Però assomigliava alla cosa che mi ero immaginato dalla 13ª casa, e basta, vai. Allora, innanzitutto un complimento da amico. Ogni volta che passo o vado alla Madonna Real Pro, sì, la guardo con un occhio più sinistro, più intrigante. No, è vero, questo mi sembra per uno scrittore. Hai reso, io sono di Garlasco, quindi ho letto con particolare trasporto tutto il libro. Però lì penso sempre, ma pensami dentro. Poi una cosa, hai parlato di due sorelle, sì. E me è venuto in mente un collegamento, una sorta di idee con tutta una sorta di filmografia del cinema italiano. Adesso per esempio mi viene in mente il film La casa dalle finestre che ridono, dove, se non sbaglio, non so se qualcuno l'ha visto, ci sono, sono due sorelle. Sì. Sei partito volutamente o, cioè, man mano che scrivevi ha preso corpo quasi da sé la figura di queste due sorelle, hai deciso di porle al centro, a quanto sembra, del tuo romanzo? Allora, la storia è venuta quasi da sé, perché, come tu lo sai, capitava quando mascherizzavo, che tu hai provato sulla tua pelle questo genere di cose, io andavo a getto. Sono andato un po' a getto, essendo, come ho fatto anche con un Samaio, che ho fatto il getto, questo qua, ho cercato di non andare proprio così troppo velocemente. C'era qualcuno, non mi ricordo più chi è, che me l'ha detto, mi ha detto lascia che sia la storia che venga da te e non il contrario. Sì. Quindi io praticamente avevo gli elementi, avevo la costellazione, avevo il vischio, avevo la camera chiusa, perché è la prima cosa che ho progettato, e avevo qualche personaggio. E poi
E poi niente, praticamente sono rimasto lì perché scrivevo e piantavo lì e non venivo, forzatamente non venivo. Volevo fare una storia su... Nel primo libro c'era il personaggio di Christian Van Dusen, Mosca, che era un personaggio un po' ambiguo, era un carabiniere ed era, giocava un ruolo un po' così, no? E volevo, ho detto, faccio il secondo, mi concentro di lui, che è un personaggio interessante, magari da sviluppare. E avevo scritto qualcosa, avevo scritto una decina di pagine. Solo che poi, quando sono arrivato all'undicesima pagina, è arrivata la storia da me, ma un'altra storia, totalmente differente. E allora ho preso quelle 10 pagine e le ho messe da parte. E ho detto, lasciamole lì, magari maturano e mi verrà in mente per una terza, non so quando, non si sa quando, però l'ho tenuto. Ho cominciato a scrivere, ho fatto i decoupage, ho cominciato la camera chiusa da una parte, poi i personaggi di qua, poi vado di là, poi dico questo qua non va bene, mi fai la griglietta se no vengono fuori delle date improponibili, cioè nel senso, fai questa storia, vai a documentarti su Wikipedia che non è il massimo, però comunque somma di cose più o meno va bene, poi vai lì, guardi cosa c'era in quel periodo, cerca di far capire che effettivamente è ambientato in quegli anni. La raffineria di Sannazzaro non si chiamava così, si chiamava in altro modo. Vai, a getto, informati, chiedi, non scrivere cavolate, cioè almeno sulla cosa lì dei sequestri, del vischio, delle tutte quelle cose lì del nervo, prima di scrivere delle cavolate, sono arrivati dalla mia. Si parla di gialli. Niente, praticamente avevo questo puzzle immenso, improponibile, e ho detto devo trovare un qualcosa. E niente, in 6 mesi piano piano ho cominciato a pazientemente a costruire questa cosa qua. Mi è venuto un po' più lungo dell'altro, qui non so quanto sono venute. Sono 140 pagine rispetto alle 111 di prima, quindi vuol dire che l'embolo si è spostato bene stavolta e è buona, niente, non so cosa dire. Ci sono sempre quelle 10 pagine di Christian Van Dusen che nel frattempo, perché quando avevo delle crisi di inventiva per questo, mi buttavo su un altro. Quelle 10 pagine del personaggio di Christian Van Dusen adesso sono diventate 52. Quindi praticamente sono, diciamo, quasi. Non so se riuscirò a farlo ancora così. Però c'è. Cioè, diciamo che idealmente potrebbe essere una trilogia. In conclusione abbiamo trovato la trilogia Tannino. Allora, nel primo c'era Tannino, Giovanni Paolo Lorenzo Tannino, il primo, solo lui, basta. Nel secondo c'è il padre, e Tannino compare solo verso la fine, ma come comprimario. Nel terzo, naturalmente, Costellazione, non so se ho esagerato, Lupo e Freccia, però non so dove ci viene ancora per usare nel titolo. Ho esagerato, 2 camere chiuse, attenzione, mi sono sforzato. E essendo Christian il personaggio che deve indagare, l'ho affiancato ancora a Tannino che collabora. Ci sono 2 piste che seguono e poi inevitabilmente convergono. Mi mancano minimo 10 pagine, però non le scrivo tutte in colpo, no. Poi comunque come disse Pier Emilio, anche lui fa, tu scrivi. Se sa cosa scrivere, scrivo. Poi è buona, niente, praticamente spererò col prossimo anno di mettere, non so, una cosa tipo le catene del lupo, le zanne del lupo, la freccia di sanguinata, non lo so ancora, cosa così. Quindi magari un altro titolo differente. Poi, sì, un'altra domanda? Io ne ho ancora una che ho trattenuto con la pipì per non perderla. Io il primo l'ho letto subito quando è uscito, praticamente non mi ricordo molto bene. Tannino è brigadiere, mi sembra. Non mi ricordo se fai degli accenni al fatto che lui fosse trasferito qui o era indigeno, era della zona, non mi ricordo. No, forse dicevo che era quasi mezzana, però vabbè. Tannino è un nome che
riecheggia un po'. Quindi non hai fatto fatica a inserire una figura, cioè a dare un background che ti permettesse di inserire la figura del padre, diciamo. Perché non mi ricordo come l'ha ricollocata, cioè se era un brigadiere siciliano, napoletano, cioè, del porto. Non specifico. Non mi ricordo proprio. Che mi sembrava fosse del porto. Cioè il padre, sì, lui non è, non è stato, cioè comunque non, me lo non è stato ampliata questa cosa, quindi va bene. Ma anche il padre comunque in questo non è, l'unica cosa che lo fa distinguere, che dice che è un indigeno del posto, è che ogni tanto dice sta minchia, però è una cosa, lo dico anch'io, però perché sì, sono, sì. È una cosa che dice così, quindi grazie, una cosa, ok, dite, fate. Io volevo chiedere, oltre al fatto che hai detto, a differenza del primo, hai ampliato di più la psicologia dei personaggi, mi sembra aver capito, in questo, che hai ampliato, cioè hai lavorato molto sui personaggi, cosa che non hai fatto tantissimo come volevi nel primo. Primo mi sembra aver capito così. Mi sono concentrato un po' su un fatto, mi interessava l'enigma. Sì, ma no, poi comunque l'esordio è sempre, cioè, sempre così. Ma volevo chiedere una cosa, quindi c'è una correlazione col primo o no? Cioè tu hai detto, sarà forse una trilogia, perché poi hai già in mente, stai già scrivendo, ma c'è questa attinenza? Allora, questo qua... capisci che è un, te l'ho detto, un prequel sequel. La prima parte, quella noir, è un prequel, però è come se fosse una storia a sé stante, diciamo, quella cosa. Si spiega qualcosa nel secondo, quello che è diventato pochi mesi dopo Ursanaio. Quindi lì c'è il collegamento, però Tannino, il protagonista del primo di Ursa Major, sì, è un comprimario, perché la storia è del padre, e il padre, poi gli ho messo tutta una serie di storie addosso che fanno paura, perché insomma, il primo muore incarcerato, pazzo, perché ha schierato contro il padre adottivo, il padre che si era suicidato, insomma c'erano di tutto di più, insomma. Il fatto che fosse stato un ragazzo padre, cioè gli hanno messo dentro di tutto, insomma, mancava malattie, venere, cose varie, e poi era a posto. Comunque è un personaggio che ho avuto modo di sviluppare, però il personaggio è, nasce qui, tra virgolette, muore qui, cioè nel senso, nel terzo, quando lo finirò, sarà dedicato ancora al lì un narrante, Christian Mosca, che poi si chiamerà comunque Christian Mosca, non Barbuser, sarà lui e avrà il, chiamiamolo figlio Watson, ma non è, quindi sarà tutto raddoppiato, doppio enigma della camera chiusa, doppia indagine, doppia costellazione, doppio tutto, doppio investigatore, doppio delitto, no, perché di delitti ce ne saranno un po' di più, però questo è quanto, poi vediamo se la sfida verrà accettata, tanto prima dell'anno lo consegno. Poi, quando sarà pubblicato, non si sa. È il tempo di andare a fare un piccolo intervento. Sì, non ti preoccupare, poi lascialo in deposito. Poi va. Altre domande? Umberto, c'è qualcosa di dire? No. Vuol dire che sei stato esaustivo, hai spiegato bene tutto, quindi non dobbiamo chiedere più niente. Grazie, Mauro Marone. Grazie per essere qui. Grazie.